Salve a tutti e ben ritrovati alla rassegna stampa del settimanale Il Ponte. Questa settimana sfogliamo assieme il numero di domenica 21 giugno che, come ormai sapete, è già disponibile in edicola e sull'app da giovedì 18 giugno. Ed è proprio sull'app che noi cominciamo a sfogliarla, app che vi ricordo continua a essere gratuita, quindi è possibile leggere sul vostro dispositivo, che sia lo smartphone o il computer, il nuovo numero del Ponte gratuitamente. È necessario solo registrarsi, una procedura semplice e gratuita. Dicevo, sfogliamo il numero di oggi, vediamo, diamo un'occhiata alla copertina, la fotonotizia di apertura dedicata all'esame di maturità. Come sapete, lo scorso mercoledì 17 giugno è cominciata la maturità, una maturità, un esame molto particolare quest'anno dovuto alle conseguenze della quarantena per il Covid-19, ma comunque è partito ed è proprio a questo argomento che Il Ponte dedica l'apertura. L'editoriale a firma di Paolo Bustaffa, dal titolo In ginocchio anche per loro, è dedicato all'ultimo purtroppo naufragio del 5 giugno al largo della Tunisia, 24 donne, 3 bambini e 9 uomini le vittime. Il paragone che fa appunto Bustaffa è su chi muore per questi eventi spesso lasciati in secondo piano rispetto ad altri che invece guadagnano le prime pagine dei giornali, e anche qui il riferimento è al Covid-19, morti che invece sono tutte uguali e meritano la stessa dignità, lo stesso rispetto. Entriamo invece adesso nelle pagine del Ponte per vedere gli articoli di apertura. Il primo è dedicato ai volontari inattesi che hanno svolto il loro servizio in questi mesi alla Caritas. Anche in questo caso parliamo di immigrati, perché tantissime tra le persone che appunto durante la quarantena, quindi con l'impossibilità di lavorare, e che hanno deciso di dedicare il loro tempo al volontariato, tante di queste persone sono state immigrati che da vario tempo risiedono nel nostro paese. In particolare ne abbiamo intervistati due, Alfa Diallo della Guinea e Khaled Bejoui della Tunisia, che tra le varie cose dà un bel messaggio. Dice: quando sono stato io in difficoltà ho ricevuto tanta solidarietà e adesso è il momento di restituire il favore a chi ne ha più bisogno. A pagina 3 invece torniamo all'altro argomento di apertura, l'abbiamo visto in copertina, è la maturità. Maturità in mascherina, questo è forse l'elemento che più contraddistingue l'esame di quest'anno, anche se una volta che il candidato è entrato e si è seduto e comincia a parlare alla commissione, ben distanziato ovviamente, può togliersi la mascherina e quindi può fare anche un esame che comunque è più semplice anche da sopportare per chi deve parlare per lungo tempo. E la settimana, come sempre, ci porta sott'occhio le notizie principali della cronaca di quest'ultimo periodo. Le notizie, come vedete, tra le tante: affitti, bonus per le famiglie in difficoltà, 15 i milioni a disposizione con aiuti al massimo fino a 1.500 euro, sostegno a universitari e proprietari, pensiamo a un piano per la casa. E l'altra notizia, il ciclo, il Portico del Vasaio organizza due dirette online per riflettere sulle domande lasciateci dalla pandemia, come un picnic sul tetto, questo il titolo dell'articolo. Torniamo alle pagine dell'attualità con un articolo, un'intervista a firma di Simone Santini, che parla con Stefano Coccia, per un italiano riminese che in questo momento vive in America, per cercare di guardare, di capire dal di dentro la situazione, cosa sta succedendo dopo la morte di George Floyd e le rivolte che sono scoppiate in tutto il paese.
Continua a pagina 8 la rubrica di Rimini Web, che racconta un po' come viene recepita, come viene vista la nostra provincia, il nostro territorio sul web. La rubrica firma di Fabio Parri ci porta davanti a una storia che molti di voi avranno visto anche in un film, Il mandolino del capitano Corelli. In questo caso quel mandolino ha suonato anche sulla linea gotica e quindi viene più vicino al nostro territorio. Continuiamo con l'attualità e ancora scuola. Vedete, se la scuola si ingegna e riduce le distanze. C'è chi non ha digerito dover rinunciare ai banchi e alle relazioni in aula. Le maestre PIE hanno quindi colorato il lockdown con video, raccolte fondi e spettacoli. Quindi un modo diverso di andare avanti, di raccontare la scuola e la propria città in un periodo in cui era più complicato farlo. Andiamo avanti, adesso arriviamo alle pagine della vita della Chiesa con un intervento, con un commento di Papa Francesco nel tempo della pandemia, corpo a corpo con la vita. Ecco perché la gente ha sentito il pontefice così prossimo nel momento della sofferenza e della difficoltà, con la foto iconica del Papa solo in piazza San Pietro. La pagina invece di Storie e Storie, che spesso ci porta a visitare una Rimini molto lontana nel tempo, questo numero si concentra su un servizio che per tanti anni è stato vicino a noi, ma purtroppo quest'anno ha chiuso i battenti. Parliamo ovviamente della Publifono, che a causa della crisi sanitaria che ha fatto crollare gli introiti pubblicitari, spegne quest'anno la propria voce. L'articolo vuole raccontare un po' la storia, anche una serie di ricordi di un servizio che tutti noi abbiamo sentito in questi anni. Arriviamo adesso alle pagine della cultura e degli spettacoli. In particolare vediamo l'articolo di apertura: antiche pesti, nuovi confini, quali sponde. Per tre giorni, dal 24 al 26 giugno ci saranno dialoghi di confine sulle rive del Rubicone. La pandemia ha soppresso molte frontiere, ma rischia di aprirne a diverse altre. Questo ciclo di incontri, ovviamente per gran parte virtuali, l'IMES, dialoghi di confine sulle rive del Rubicone. Ancora cultura, una pagina intera, un bell'articolo dedicato al semiologo Paolo Fabbri, deceduto poche settimane fa. Eccesso di creatività e di intelligenza. Questo è l'articolo dedicato all'importante semiologo riminese. Entriamo adesso nelle pagine della provincia, che sfogliamo velocemente per cogliere le notizie principali, partendo da San Marino. Lo Stato aiuti le famiglie in difficoltà. Dopo l'appello della Caritas arriva anche quello della CSU. Il reddito minimo sia esteso a tutti. Passiamo invece Riccione e Valconca, vediamo le notizie principali. L'intervista San Giovanni, Isola Felice dello Sport. Intervista, dicevo, al sindaco Morelli. Ancora la preghiera web è di famiglia, un'iniziativa nata durante il Covid. Susanna e Danilo sono i promotori. Sull'onda di un'amica abbiamo iniziato anche noi questa avventura. Ora contiamo 1300 visualizzazioni. Spostiamoci sul territorio del Rubicone, scuola Giulio Cesare, ultimi cantieri a via. I lavori iniziati nel 2017 si concentreranno nella parte di edificio che ospita la segreteria e nella palestra ex GIL. Durante l'estate interventi in altri istituti di Savignano e Villa Verucchio, le associazioni a caso, una svolta nel progetto nato nel 2012. Parliamo del progetto Casa delle Associazioni. Arriviamo alla pagina dello sport, due gli articoli sotto la lente questo numero. Misano, capitale del motomondiale, quindi torna appunto il motomondiale a Misano, e poi continua la vicenda del Rimini e del passaggio
alla Serie D. Rimini, ricorso depositato, sospendete i play-out. Questa è la strategia dell'avvocato Cesare Di Cinzio. Due settimane e avremo una risposta. Se c'è merito sportivo, i biancorossi non possono essere retrocessi. Intanto la città inizia a muoversi. Con la pagina dello sport noi siamo arrivati in chiusura del numero di questa settimana. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi a sfogliarlo assieme e vi do appuntamento alla prossima settimana per un'altra rassegna del settimanale Il Ponte.